Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Quanto è qui Alberto. Un saluto da Kyle, il nostro birro di mano, e da me. Oggi vi porto un mazzo che ha subito un restyling nelle ultime settimane, molto complicato da giocare ed estremamente divertente. Io già ci ho fatto qualche partita per capire come funzionava e qualche tech qui e là, e adesso ve lo porto a vedere. Sto parlando di un Mardu Sacrifice. Ebbene sì, Mardu Sacrifice. Mardu perché radiamo tre colori: il bianco, il rosso e il nero. Come potete vedere, abbiamo appunto quattro pathway per ogni combinazione di colore, quattro Temple of Malice per rannare un po' di più di rosso e nero, perché in realtà il 90% del mazzo è nero con uno splash rosso e una carta bianca, o due forse, due per. Quindi Mardu è relativo, diciamo un Rakdos splashato bianco per giocare Extus. Ma chi è Extus? Andiamolo a vedere. Extus è una mitica di Stick 7, nuova espansione, che è double fuss. La parte a creatura, che è quella economica, è un 2-4 con doppio attacco, quindi qualvolta che noi lanciamo o copiamo una spell, quindi con Magecraft, ci fa riprendere in mano la creatura non leggendaria dal cimitero. Cosa estremamente interessante, perché noi qui è un mazzo appunto che si chiama Sacrifice, tu sacrifichi e ti riprendi in mano qualcosa, e di solito ti riprendi in mano roba interessante, non potente, interessante. L'altro lato della carta ci dice che possiamo fare a costo 8, sacrificando creature, facendolo costare meno, quindi è un costo 8, in realtà può essere 6, 4, poi addirittura arrivare a costare 2 se sacrifichiamo 3 creature. Quindi sacrifichiamo X creature per mettere in gioco un 3-6 avatar rosso-nero che ogni volta attacca fa 3 danni a ciascun opponent. Praticamente una versione miniaturizzata e meno potente del nostro caro buon vecchio amico Croxa. Croxa! Ovviamente Croxa è enormemente più forte, ma non è questo il punto. A noi ci piace sacrificare le creature perché questa può essere una final. Perché passa una final? E mo vi spiego. Innanzitutto, questo mazzo sacrifica per fare danni e guadagnare punti vita con Bastion. Una delle cose che si possono fare. Io intanto vi faccio vedere, perché in realtà è la forza di questo mazzo, sono le sinergie. Non c'è una combo sola, ma ci sono tante piccole combo che ti portano a vincere. Una delle sinergie appunto viene da Bastion, che dice che quando entra in gioco crea una pedina 1-1 e ogni volta una creatura che non controlliamo muore, ogni opponent taglia un punto vita e noi guadagniamo un punto vita. Quindi, cosa estremamente importante, ogni volta che noi sacrifichiamo facciamo danno all'avversario. Sacrifichiamo anche con Plumb the Forbidden, quindi ecco qui che già la prima sinergia Bastion Plumb viene a galla, perché giocandoci Plumb, copiandolo, sacrificando le creature, peschiamo e praticamente giochiamo una necropotenza gratis, perché Bastion ci fa recuperare i punti vita che noi perdiamo e fa comunque danno all'avversario. Quindi Plumb è essenziale, perché non la conoscesse, è una non comune che dice che a costo 2 instant peschiamo una carta e perdiamo un punto vita, e possiamo copiare questa abilità ogni qualvolta noi sacrifichiamo una creatura al momento del lancio. Cosa estremamente utile, anche perché ecco qui che Extus ritorna in ballo, perché
con Exus in gioco, noi ci andiamo a riprendere le creature non pedine che abbiamo sacrificato, quindi è molto molto champagne. Diciamo sacrificio, diciamo investo un predator esagerato. Sacrifichiamo una creatura e diventa indistruttibile, anche se si tappa, ma non fa niente perché quando si tappa prende +1/+1, esiliando una carta da un altro cimitero. Cioè, quindi non è necessariamente il nostro cimitero, quindi è ottimo. E vola. 3 a costo 4 che vola, non è male. Forbidden Friendship ci serve per creare appunto le prime pedine all'inizio e cercare di sciamare o perlomeno guadagnare tempo nel frattempo che strappiamo le nostre mini combo. Hunt for Specimens, stesso discorso, in più a Learn, ci fa fare la creatura che quando muore guadagna un punto vita, quindi anche qui la pedina la fa da padrone, e in più ci fa fare Learn. Poi andremo a vedere in separata sede che cosa abbiamo in saggio per fare Learn. Village Rights, sacrifichi la creatura, peschi 2 carte, in più fai un danno. Non è detto che con Village Rights, non è detto che la creatura sacrificata debba essere forza la nostra. Claim the Firstborn ci aiuta anche lì a fare pulizia nella board dell'avversario. Spesso e volentieri mi sono ritrovato a fare Claim, Village Rights, Claim e Strider, oppure anche Claim e Immersion Predator. Diciamo che Claim the Firstborn, se giocata, può diventare una rivoluzione, se giocata nel modo giusto, nel modo Brain, può diventare una rimozione, cosa essenziale, cosa estremamente importante, cosa estremamente utile. Chat Scoot Smashing, perché comunque runnare un mazzo del genere senza spari in più ci aiuta a fixare un po' di mana, quindi va estremamente bene. Strider, stesso discorso, scarto, esilia, pedina, quando entra in gioco fa la Goat, quindi noi possiamo decidere di sacrificare la Goat, di fargli fare escape, possiamo fare tutto quello che vogliamo. La Strider si inserisce perfettamente nella meccanica del mazzo, così come lo scorpione. Duda, immaginate di sacrificarlo per pescare 2 carte, fa 2 danni all'opponente, tu guadagni 2 punti vita più altri 1 e 1 con Bastion, e in più può rientrare con Exodus insieme alla Strider, e Strider e Scorpion rientrano easy con Exodus, cosa godereccia. Per ultimo Hatewitch, Hatewitch è veramente veramente figo, non è fortissimo ma è un 1-1 di merda che però quando muore fai Learn, e quindi a sto punto, come avevamo detto, va a vedere la sideboard. In sideboard le nostre 7 carte per la best of one sono Environmental Science per 2, perché appunto nel caso in cui dovessimo runnare il mana oppure ci servono i punti vita, Environmental Science è la scelta migliore. Necrotic Fume ci permette di esiliare. Esiliamo una pedina, esiliamo una creatura a lui, a costo 3, è ottimo. Io ci ho esiliato per esempio Toschi. Se lui si era giocato Toschi, io mi sono giocato Necrotic Fume, ciao Toschi. Il turno dopo è stato GG. Start from the scratch, perché comunque distrugge un artefatto, cosa estremamente importante, distrugge un artefatto e fa un danno a qualsiasi bersaglio. Ma noi principalmente la giochiamo perché se la possiamo andare a prendere possiamo spaccare gli artefatti. E ultimo, ma non per importanza, Pest Summoning. Pest Summoning a costo 3, 2 token, 1-1, quando la creatura muore guadagni tutto vita. Eccola fatta. Questo mazzo, a differenza della versione Golgari del Pest, questo non è un Pest. Le pedine non vanno sacrificate come carne da macello, secondo me. Per come l'ho giocato io, questo mazzo, le pedine vanno giocate e uccise in un momento preciso, cioè quando serve, non quando. Ricordiamoci che questo mazzo gira con 2 terre. Quindi questo mazzo incomincia a giocare già dal secondo turno, che fa 2.0 a fronte di una curva del mana discendente. Vuol dire che questo mazzo deve chiudere entro 3, 4, 5 turni. Se portiamo alle lunghe, possiamo vincere, ma è difficile. È molto difficile. La partita lunga non è per noi, specialmente perché
andando più avanti nel game, noi possiamo trovare Creepy Fear, Shadow Verdict, Escape from Event, Expert Conquest Dead, Emergent Ultimatum, tutti i vari ultimatum che ci rompono le palle, Valky. Quindi diciamo che il nostro limite, giocando anche pochissime rimozioni, perché ricordiamo che questo mazzo gioca virtualmente due rimozioni inside e quattro per, quindi facciamo finta che sono quattro rimozioni, non sono tante, quante servono? E appunto abbiamo anche tre copie di Grox per ittare la mano dell'avversario. Grox non ve l'avevo detto, ne avevo parlato durante la spiegazione delle altre carte, quindi non l'ho dato per... È interessante le interazioni che c'ha Crox in questo mazzo, perché Crox noi possiamo prendere con, per esempio, il Neston Predator in gioco, noi lo possiamo prendere, giocare, sacrificare sul Predator per pomparlo, e comunque il trigger dell'abilità, quando giochiamo dalla mano, funziona. Quindi cercare di fare anche questo piccolo trick su ogni singola carta non è male. Comunque, questa era la spoiler, questo è il mazzo, non ci resta che andare a provarlo. Allora, vediamo un attimo come gioco in questo mazzo. Speriamo di riuscire a tirare fuori qualcosa di divertente. Allora, questa potrebbe essere una bella mano. Fissiamo l'assenza della terza terra con Scry. Abbiamo due claim con la Strider. E siamo pure on the play. Io parto a tappo. Bastion è utile, ma non è una terra. Noi vogliamo la terra. Senza contare che io terra la voglio pescare, non la voglio niente, eh. Non la voglio andare a cercare. Un altro green. Che cacchio. Ho missato il land drop nel momento proprio perfetto. Cultivate, se tu fai cultivate, io mi vado a prendere il mana rosso. Così abbiamo un doppio rosso, ci deve entrare solo il doppio nero. E possiamo giocare Bastion nel prossimo turno se peschiamo una cazzo di terra. E vabbè, mi farò tre danni e devo fa. Allora, se lui gioca creature, siamo fortunati perché abbiamo claim, possiamo fare Strider. Peccato che lo Starrix non hitta. Quindi ci andiamo a prendere l'esilio per questo stronzo. Il turno dopo esilieremo una pedina e gli spaccheremo tutto. Il problema è che abbiamo bisogno del secondo nero. Quindi è una cosa un po' così. Bisogna decidere. Oh, ma che cazzo di mazzi tirano fuori questi? Cioè, è incredibile se giocano prima lo Starrix e poi il Greyhorn. Parcel Beast, sta a vedere che questa io la devo chiudere in un altro modo. Ma veramente? Vabbè, te, piedi ti sti danni, vai. Piedi i tuoi danni, non io. Bellissimo, mi attacca e vado a 20.
Hi Twitch. Niente, il secondo mana nero non arriva. Mannaggia tutto. Il secondo mana nero non arriva. È allucinante quanta sfiga ci posso avere addosso. Porca puttana. Cioè, oh, 4, 5, 6, 7, cioè quanti land drop ho missato? Mi sono almeno 3 land drop. Quindi mo vola. Madonna, io non posso perdere contro sto mazzo ridicolo, dai. Dai. Ma che è? Bastardo. È allucinante, c'è tre terre. Mazzo il gioco con tre terre, giustamente ti arrivano precise quelle tre terre. E continuo, cioè è impressionante. Cioè io l'ora che voglio ammazzare quel coso, mi sono preso a posto la carta, per me non vaffanculo. Guardate. Guarda te, oh. Mo lo fotto. E va fanculo. No, attack. Speriamo solo che non muta Gem Razer su Bastion. Perché a me Bastion non mi serve. Comunque davvero che mazzo. Cioè, mazzo veramente ridicolo. Non ci posso credere che riesco. Solo io riesco a perdere contro sto mazzo. Ah, quindi devo, cioè, quindi adesso devo esiliare Coma. Stupendo. No, no, ho sbagliato. Ho fatto una cazzata. Mo non c'ho la creatura per esiliare. A meno che non top deck una terra. Come cazzo fai? Dai. Ma qualcuno non può giocare contro il culo, uno non può vincere, c'è poco a fare. Lo cazzo di mazzo, sbagli una mossa e sei fottuto. È allucinante. È allucinante. Sbagli una singola cosa. Abbiamo sbagliato a prenderci la terra al secondo turno. Abbiamo perso la partita. È impressionante sta cosa. Cioè quando proprio le sinergie devono entrare. Oh, questa è una buona mano. Questa è una mano che ci fa giocare. Secondo turno giochiamo Fable Pass, c'è lo scorpione. Snarl rosso, questo potrebbe essere Winota, quindi è ritornato di moda prepotentemente. Professor of Symbiology, sì, è Winota. Bisogna vedere se è un Winota Dog o Spirit adesso. Sarebbe utile adesso pescare un bel claim, qualcosa di interessante. Allora, io mi voglio fare basta nel prossimo turno. Cioè pescaggi, quindi dovrei fixare se mi mancano le terre, quindi via. Allora, in mano c'ho bianco rosso. Quindi mi prendo un altro mana nero. Con l'esperienza di prima sappiamo che a noi il doppio mana nero serve di più del doppio rosso.
Quindi le priorità sono definite. Vai. E spero che ti ha Strider. E invece no, Plumb, vabbè. Chi se ne. Continuiamo a buttare pressione in culo all'avversario. Se fa qualcosa nel suo turno, noi peschiamo due. Umano, professore di simbiologia. Quindi sì, il professor of symbiology muore. Lo Spellbinder non fa triggerare Winota. No, speriamo solo che non inca Blade Historian. Cioè, ma che culo! Ragioniamo, a noi ci serve l'offensiva. E ci serve sopravvivere, quindi via. Tre danni a te, tre life a me. Madonna, due terre. Shatter Skull, va bene. Mamma mia. Allora, per forza così. Io devo trovare il sistema delle va Professor of Symbiology con Blade Historian. Perché Professor of Symbiology mi fa triggerare Winota. Quindi è l'unico che fa triggerare Winota è lui. Quindi l'unica cosa che possiamo fare adesso è da farlo da uno. Oppure cercare la scombada. Ora, oh, chi non risica non rosica. Perdo, sti cazzi. Allora, è complicato perché lui adesso sono 2, sono 4, 4, 4, 8, sono un botto di danni. E GG. Porco Giuda, oh. Porco Giuda, cioè. Sto cazzo del Blade Historian è troppo broken, troppo broken. Sta cosa mi urta pesantemente, cioè perdere per le top deck alle avversarie è veramente una cosa impressionante, ma cazzo. Ma come cazzo fanno a sculà così, mi domandano? Ma c'hanno un programma MTG sculo. Cioè, come fai a pescare? Come fanno a avere sempre? Ma hanno la carta per rompere il cazzo, è allucinante. Forse che mi devo andare a benedì. Ancora una volta, un Conde Play, due Hextus,
Questa mano non mi piace, dico la verità. Però un altro agro. Quindi praticamente tutti. Sto incontrando solo mazzi agro. Sto incontrando solo mazzi molto più agro di me. Perché io comunque non sono un agro. Non è un agro control, neanche un agro. La più agro combo che agro control. È allucinante. No, un altro Winota. Un altro Winota. Porca troia. Cioè, giocano con me, giocano tutti i boss su Winota. È ritornato di moda. Fino a quando non esce qualcosa che rompe il cazzo a Blade Historian. Fino a quando non si inventa un mazzo che rompe il cazzo al Blade Historian del merda o non lo bannano. Però 2-3 a costo 4 me la bannarlo. Come fai a bannarlo? Cioè la gente ormai gioca ovunque. Purtroppo l'agguato con Blade Historian. Ma dai. Ah. Ci serve il secondo mana nero. Vai, divertiti. Teoricamente. Se io mi sacrifico tre creature adesso. No. Vai Groxa. Groxa mi piace di più. Blade Historian. Blade Historian. Quindi quanti ce n'hai in mano? Bastardo. Quanti ce n'hai di Blade Historian in mano? C'è qua zoccola di Winota. Guarda. Ah, l'altro ha failato? No, col cazzo, Blade Historian. Ma vaffanculo. Cioè, tutti mazzi uguali. Dov'è la fantasia? Dov'è Magic? Tutti mazzi uguali. Ormai giocano tutti solo Blade Historian. Solo Blade Historian. È allucinante. E dico la verità. Che non c'ha senso registrarsi tanto. Vuoi fare content creation? Figo. Peccato che sta gente non ti permette di fare content creation perché sono fatto 4, 5 partite, tutte e 5 contro lo stesso mazzo. Ditemi voi se è normale. Se questo è il gioco, questo è diventato un giocatore medio di Magic. Boh. È allucinante. La vostra fantasia è pari soltanto alla vostra new budget. È detto da un nabbo peggio di voi. Allora, qua ci conviene un mana nero e non fare assolutamente nulla. Non fare assolutamente nulla perché ci abbiamo solo Pescaggi e Claim the Fistborn. Ok, Mirror Match. E giochiamoci Bastion. Porco Dio, mo monto un mazzo solo per spaccare Winota. Deciso. Che poi basterebbe giocasse Kuronos. Oppure coso, come si chiama?
La creatura bianca che non fa giocare creature dal mazzo del cimitero. Ah, beh, allora. Cioè, tu veramente. Cioè, sprecato pure un claim. Che fa merda. Va bene. Mi gioco uno Strider. Se avrei piacere di spaccarmela, ci pesco pure due carte. Lo fa davvero? Ah, sei stupido. Bravo. Perdi pure la creatura. E io ho un bellissimo 0-1. La cosa che costa di più nel mio mazzo costa 5. Quindi io direi che posso allegramente passare. E nel suo turno a questo punto faccio Village Rite sul Goat. Con Fabled Passage su terzo mana nero, triplo, doppio mana nero, doppio. Prendiamoci un altro mana nero. Tanto il rosso ce l'abbiamo. Triplo nero è meglio. Oh, devo solo guardare una terra? Ok, è rimasto soltanto un'altra montagna nel mazzo. Quindi è l'ultima terra base. Volendo potrei fare Plumb the Forbidden. No, non c'ha senso. Pesco di più così. Senza farmi danni, soprattutto. Un altro bastion può essere utile. Prendiamoci un altro mana triplo nero, triplo rosso. Each opponent sacrifice. Sacrifice. Vabbè, pesco. È un mazzo con tante rimozioni, praticamente si sta ammazzando da solo. Oh, è arrivato Hextus. Buono. In più abbiamo uno Shatter Skull veramente grosso. Ora la domanda è, porco giù, tre Village Rite, ma le vado. Allora, io faccio Extus. Ok. E poi mi gioco un bello Melee High Twitch. Ok, due danni a te. Io non lo so, se ne sta accorgendo che praticamente si sta uccidendo da solo, uccidendo mille creature. Cioè, io ho fatto 7 danni senza attaccarlo una volta. Se mi spacchi Hightwitch, io godo. Io godo. Va bene. Pest Summoning? Che ne dite? Ci prendiamo Pest Summoning. Così doppia rimozione gli serve. Non più singola. Ah, vabbè. Prima Croxa però, eh. E so 2 danni. Ah, vabbè. Va bene così. Fast summoning. Next. And turn. Wow. Speriamo che non prenda indistruttibile subito. No, ha preso Reach. Perfetto. Costa 4 però Crystal Line Giant. No, costa 3! Costa 3! Ok. Claim the Fistborn. Next combat. Che abbiamo preso? Volare, figo.
Stop After Bloggers, Plum the Forbidden. Sacrifico tutte e tre. Uno, due, tre. Ed è morto. Abbiamo incontrato un mazzo diverso da Winota e abbiamo vinto. Caso? Coincidenze? Io non credo. Quindi abbiamo capito che su 5, 6, 7 partite abbiamo incontrato, su 10 partite d'ora abbiamo incontrato 5 volte un Boros Winota, 5 volte abbiamo perso. Quindi vuol dire che questo mazzo contro Winota non va bene. Serve molto probabilmente una lista leggermente diversa con più rimozioni. Allora, questa mi piace. Doppio Bastion, Plumb, fissiamo un po' sto mana. Village Rite va bene, Village Rite a questo punto. Riteniamo Village Rite. Qua prendiamo un altro nero e qua prendiamo un mana bianco. Potrebbe essere addirittura un mono rosso. Ah, qui prendiamo il mana bianco. Potrebbe essere un mono rosso. E invece no, un altro Winota. Che la noia abbia inizio. Doppio nero perché ci serve la rimozione. Quindi adesso, mentalmente, noi dobbiamo stare focalizzati su per cosa? Sul fatto che tutto quello che non è umano e lui mette, noi dobbiamo cercare di toglierlo. Ed è estremamente difficile. Ah, giocare i papart, interessante. Va bene. Hunt for specimens, ma la tengo. And another one. Che cazzo è? Instant and solstice spells you control have lightning. At the beginning of your upkeep, exile an instant solstice card not random from your graveyard. You may cast it this turn, if a spell cast this way will be to the graveyard, exile it instead. Ok, quindi lui vuole fare rip apart su Bastion. Quindi noi ci dobbiamo tenere due mana liberi per Plumb e se tapparci qualcos'altro. A questo punto io direi di fare Hunt for Specimens, prenderci Necrotic Fumes, non attaccare e attendere che lui si gioca rip apart su Bastion e noi in risposta facciamo Plumb. Attenzione, non lo fa? Quindi lui... Ah, interessante. Ok, e a noi ci interessa fare qualcosa? No. Noi facciamo Eidwitch. Esiliamo lui, allora. Esiliamo Eidwitch. Ah, giusto, viene esiliato, non fa l'er. No, attack.
Se lui non mi spacca un'altra volta, basta, me ne sono fregato. Porca puttana, due ce n'hai a mano. Madonna mia. Prendiamoci il mana rosso. Strider. Pest summoning. Va bene, rientra veloce. Non lo so quanto ti è convenuto. Do life. Via, via, via. Aspetta, sì, non è creatura. Allora, noi dobbiamo refullarci la mano, ma prima scarichiamo tutto. Comunque ammazza quanti spari, eh! Cioè, si è giocato un botto di spari. Ah, pure quello da 4 soprattutto. Vabbè. Via tu. Via tu. Attack. Va bene, faccio l'earn anch'io però, amico. Facciamo Necrotic Fume, non veramente a Shines, no, Pest Summoning. Quindi lui pesca e noi caviamo creature. A 38, mica ha pescato un botto. Life. Grazie. Vaffanculo, è piena di emozione. Oh, questa è ottima. Questa è ottima. Mo se divertimo. Mi devo ricordare che questo qua Instant or Sorcery? Instant and Sorcery Spell. Ops.
deve aver doppio sparo. Via lo shock. Uno, due, tre, quattro. Ah no, aspetta, questa è creatura, questa no. Ok. Via rip apart. La deve solo esiliare, la posso solo esiliare questa adesso. Ore. È stato un piacere. È stato un piacere. Allora, considerazioni finali. Signori, ci sta poco da dire. È quello che metterò sul film, parla chiaro. Best of one. Se trovate un mazzo con Winota o Blade Historian, fate ciao ciao. Perché non c'è speranza. A meno che non siete riusciti a fare un learn, avere qualcosa instant, però purtroppo il mazzo instant, rimozione instant, non le gioca. Quindi ci sta poco da fare, a meno che non avete già setappato, avete già board piena. E state carichi a cazzo dritto. Contro Winota deck non c'è speranza. Qualsiasi altro mazzo ve la giocate, potete vincere e vincete. E vincere, perché comunque abbiamo un 40-50% di win rate con questo mazzo, però incontri 10 Winota e 5 dei altri mazzi, è normale che le proporzioni sono sballate, purtroppo. Ormai tutti quanti si sono fissati questo cazzo di Winota deck e andranno avanti così. Io mo ricomincio a giocare di Mirro, così gli faccio un culo così e voglio vedere che succede. Voglio vedere che succede. Per oggi è tutto. Un saluto da Kyle, il nostro Beardo Mana. Un saluto da me, alla prossima succhiata.